L uomo a metà del cammino della sua vita si smarrisce in una selva oscura e decide di salire su una montagna è incoraggiato dai raggi del sole che inumilano la cresta del monte ma la strada gli è sbarrata da una lonza da un leone e da una lupa e quindi non vi riesce fin qui siamo di fronte a una conversione fallita in seguito guidato questa volta da virgilio viaggia per tutto l'inferno e passando per il purgatorio arriva alla fine in paradiso un viaggio attraverso il quale dante in quanto pellegrino riesce finalmente a realizzare la sua conversione, in pratica il raggiungimento della conversione attraverso la morte e la resurrezione. E questa storia uno scrittore può scriverla solo una volta nella sua vita. Tutte le altre storie che si sforzerà di scrivere non saranno altro che il fallito tentativo di salire sulla montagna. Guarda Dante, anche lui ci è riuscito una volta sola. Questo era il passaggio di un romanzo del 1987 intitolato Gli anni della Nostalgia di uno scrittore... Giapponese, Kenzaburo Oe, premio Nobel per la letteratura. Ed è una storia purgatoriale, il romanzo di qualcuno che capisce che il viaggio dantesco può essere anche il viaggio delle nostre singole vite, in cui morire e risorgere a noi stessi. È un inizio per questa giornata che passeremo insieme al Teatro Argentina, che si intitola Parole di Dante, il primo di tre incontri in un contesto più largo, che è legato naturalmente alla celebrazione di Dante nel settecentesimo anniversario. Della morte. Il teatro di Roma celebra in molti modi la figura e la vita di Dante Alighieri. Il progetto Dante a memoria, perché di lor memoria sia, avrà un contributo straordinario, quello dell'impresa performativa di Giorgio Colangeli, che in sette momenti regala l'esperienza di rivivere la Divina Commedia e naturalmente nel racconto a memoria, nella dizione a memoria, cicli laboratoriali e poi naturalmente molte altre iniziative, come per esempio il laboratorio di, Pietro, di Piero Gabrielli, che coinvolge 11 scuole superiori disseminate nel territorio di Roma e del Lazio. Sono tanti momenti, tanti appuntamenti e questi tre invece che cominciamo in questa giornata, parole di Dante, hanno per protagonisti alcuni tra i maggiori studiosi della uh, letteratura italiana e di Dante in particolare. Ogni tappa naturalmente prevederà un passaggio che somiglia un po' a quello dantesco, questa prima giornata naturalmente dedicata all'inferno e la parola chiave da cui partiremo insieme di, con l'aiuto di Giulio Ferroni e di Lina Bolzoni sarà la parola diavolo. Vedremo naturalmente come la racconteranno, come esploreranno questa dimensione diabolica o demoniaca diciamo, del racconto dell'inferno. Ma prima di entrare poi nel vivo di questa narrazione, il saluto del presidente del Teatro di Roma Emanuele Bevilacqua. Salve a tutti, eh, salve Paolo, ma eh, noi studenti italiani incontriamo Dante un po' troppo presto, no? è un gigante che spaventa quando siamo ragazzi e certo i professori ci danno una mano a capirlo, un po' meno forse, a apprezzarlo fino in fondo, a farcelo piacere fino in fondo. Eppure, eh, non possiamo lasciarcelo alle spalle in nessun modo, eh, tocca incontrarlo prima o poi e fra l'altro la fortuna di Dante è talmente ampia, eh, citavamo un Nobel giapponese, se pensiamo che nel 1994 Harold Bloom... Eh, nel suo canone occidentale pone Shakespeare e Dante al centro della cultura mondiale e lo fa dicendo anche delle parole incredibili su Dante. No? Dice: È difficile trovare un poeta più grande di Dante, è quasi impossibile trovare un, 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 un poeta più grande. Ma dice anche con un carattere aggressivo e polemico. No? Eh, quindi dobbiamo avvicinarci a Dante di, di nuovo. In fondo, siamo direi. Quasi contemporanea, cosa sono 700 anni? Quasi nulla. Siamo quindi contenti come Teatro di Roma di essere qui e di poter avviare questo ciclo di incontri, Dante a memoria, eh, con il contributo e la collaborazione del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Quindi grazie e buona giornata di questo primo incontro. Grazie Emanuele Bevilacqua, e adesso un saluto anche del segretario generale delle, del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte di Dante che ha ovviamente una grande esperienza di lavoro intorno alla letteratura e alla cultura Maria Ida Gaeta Beh, il Comitato Nazionale per le Celebrazioni è stato istituito e si è insediato nel 2018. È stato istituito dal Ministero dei beni e delle attività culturali, si chiamava così allora, ora è il Ministero della Cultura. Ha 15 componenti, eh, raccoglie mh, i più, più autorevoli rappresentanti degli studi danteschi in Italia e le società e le istituzioni dantesche italiane, i loro rappresentanti. Ne è il presidente il professor Carlo Ossola, di cui vi porgo i suoi saluti. Io ne sono il segretario generale. E devo dire che il Comitato, per assolvere a, questi, a questo compito di mh, ideazione e coordinamento di tutte le iniziative del centenario, del settecentenario dantesco, ha istituito un bando nel 2019, a cui sono pervenute davvero centinaia di eh, proposte manifestazioni da tutta Italia, da tutte le regioni italiane e da molti paesi stranieri. E tra queste il Comitato ha selezionato innanzitutto i progetti che ha ritenuto meritevoli di finanziamento e poi tanti a cui ha concesso il patrocinio. Tra le iniziative, ora questa gran massa di iniziative che è pervenuta al Comitato testimoniano cosa? L'incredibile eh, dure, durevolezza diciamo, dell'attualità eh, di Dante. E soprattutto il fatto che ehm, l'opera di Dante, che è un ineludibile riferimento della nostra identità linguistica e culturale, continua ad offrire ancora oggi, per varietà e significatività dei contenuti e delle forme espressive, continua ad essere un vivaio di riflessioni storiche, letterarie, scientifiche, etiche, eh, storico-politiche, giuridiche, psicologiche e soprattutto artistiche. Quindi, diciamo, in questo contesto che il Comitato ha scelto, apprezzandolo molto, eh, di finanziare il progetto del, del Teatro di Roma. È un programma, quello presentato dal Teatro di Roma, che ci ha colpito per la sua capacità di coinvolgere e sollecitare la sensibilità e l'intelligenza contemporanee di giovani studenti e di artisti di varie generazioni. E io ritengo che sia un programma soprattutto apprezzabile perché raccoglie appieno la sfida di realizzare una buona divulgazione. Tutti noi sappiamo quanto sia difficile e eh, non sia affatto semplice coniugare nella programmazione culturale il rigore dell'impostazione scientifica con l'intento divulgativo. Quindi l'elezio corrispondono a questo. Sicuramente il laboratorio per le scuole del territorio cittadino e regionale, ma anche eh, l'esercizio performativo eh, dell'attore Colangeli che reciterà a memoria l'intera Divina Commedia. Insomma, in qualche modo il teatro, questo teatro, rende vivo Dante e di questo bisogna ringraziarlo, oltre che decidere di partecipare alle sue iniziative. Grazie. Grazie Maria Ida Gaeta. E allora entriamo ovviamente nel vivo, ma non prima di aver salutato anche eh, Flavia Costa, che è una musicista e che ha appunto, come vedete, il suo violino e che sarà, diciamo così, parte di questo racconto. Visto che siamo in un, eh, una sede teatrale, in uno dei più importanti teatri italiani, uno dei più belli e storici teatri italiani, è bello anche che ci sia appunto una partitura musicale. È, è strano, questo bisogna sottolinearlo, calpestare queste assi non avendo davanti una platea ancora, diciamo, fisica, ma naturalmente questo è, è come dire un'intenzione anche emotiva, quella di, di, di intanto di immaginarselo un pubblico, perché poi da lontano evidentemente c'è, ma anche di rivederlo su queste poltrone rosse. E ad accompagnarci, dicevo, in questo viaggio, in queste tre tappe, saranno diversi studiosi. Eh, cominciamo con, con Lina Bolzoni, una studiosa di grande fama e di larga notorietà, ha lavorato moltissimo sulla letteratura italiana sulla letteratura europea, voglio ricordare che di recente per Treccani ha lavorato, lo sottolineo proprio perché ha a che fare anche con il suo intervento, sulle immagini e la commedia di Dante. La commedia di Dante nello specchio delle immagini è un volume molto ponderoso e molto articolato che Ha curato per Treccani, ma di recente c'è anche un bellissimo eh, libro che è Una meravigliosa solitudine: L'arte di leggere nell'Europa moderna. Anche in questo senso, Lina Bolsoni è stata sempre capace di coniugare il racconto e l'esplorazione della letteratura alla forza delle immagini, al racconto visivo. Cosa che farà anche in questa mattinata, proprio a partire da quella parola chiave che evocavo, che è il diavolo, appunto, e vedremo come visivamente anche sarà rappresentato nel corso dei secoli. Do la parola a Lina Bolsoni, visto che questa è anche una storia di tempo e di tempi, diciamo, metto in attivazione, in moto questa clessidra azzurra. Grazie. Iniziamo il nostro percorso da un luogo memorabile per eccellenza, da alcuni versi che tutti noi abbiamo nella nostra memoria. Hai quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Ecco, qui troviamo già alcune componenti molto importanti, ad esempio il contrasto di tempi, no? il passato e il presente. Il passato che racconta l'esperienza del Dante Pellegrino, del Dante personaggio e poi il presente della scrittura. Appunto. E questo presente è subito connotato da una forte emozione che nel pensiero rinnova la paura. Ecco, eh, quindi il momento in cui Dante scrive, il momento in cui la sua memoria entra in azione, è caratterizzato appunto da questa memoria appassionata, da questa memoria carica delle emozioni che il viaggio ha suscitato in lui, emozioni che noi come lettori siamo invitati a, a condividere. Ecco qui eh, all'inizio quindi del percorso la passione dominante è la paura, la paura eh, che accompagna il viaggio infernale. E che eh, noi dobbiamo condividere appunto col poeta, via via, che davanti ai nostri occhi si dispiega lo spettacolo tremendo delle pene, dei castighi a cui i dannati sono appunto condannati. E quella forza della paura è un elemento molto importante in tutta la cultura in cui del momento in cui Dante vive. Ad esempio, un predicatore domenicano di grande fama, come eh, Giordano da Pisa, che predica nei primi anni del Trecento. Racconta che ha fatto un viaggio in Provenza e lì ha visto i corpi degli impiccati lasciati all'aperto eh, per giorni e giorni e dice a volte ne ho visti 40, 60, a volte addirittura 400. E così dice, è spiritualmente. Sono ti posti in esempio e dinanzi agli occhi le forche infernali, proprio per suscitare la paura e distogliersi dal, dal peccato. Ecco, questa dimensione è molto presente evidentemente al pubblico contemporaneo, sia quando legge Dante, sia quando vede le immagini appunto delle, eh, delle pene infernali. E qui possiamo vedere la prima, la prima diapositiva. Ecco, eh, Dante è ben presente ad esempio eh, al camposanto di Pisa, quando nel 300 vengono affrescati so, il trionfo della morte, il giudizio il giudizio universale e eh, fra l'altro appunto vediamo le immagini eh, dei, dei diavoli e eh, vediamo anche l'immagine dell'anima che viene contesa appunto tra un angelo e un diavolo che probabilmente ha in mente appunto l'episodio dantesco di Guido da Montefeltro. Ora eh, la forza della paura appunto, la forza dell'orrore è una componente che spiega perché nella tradizione, eh, sia letteraria ma anche iconografica, l'inferno sia di gran lunga eh, come dire, il testo più rappresentato, il testo più, eh, più famoso. Ecco, e, eh, vediamo alcuni esempi, possiamo vedere la prossima diapositiva. Ecco, qui eh, è l'immagine appunto di eh, il codice di Chantilly, che è uno, già un codice trecentesco, perché la fortuna iconografica del poema comincia praticamente eh, da subito. Ecco, e qui vediamo appunto Dante e Virgilio nella fiera compagnia no, dei, dei diavoli. E possiamo vedere anche la prossima diapositiva, che è un'immagine che veramente visualizza molto bene uno degli episodi più terribili, quando appunto... Un diavolo, eh, come dire, quasi assale, come una specie di assalto sessuale, il corpo del, del dannato e dice, con di mezzo, gli avvinse la pancia, con gli anteriori le braccia prese, poi gli addentò e l'una e l'altra guancia, gli deretani alle cosce distese e mise la coda tra ambe due e dietro per le rene sulla ritese. Ecco, quindi vediamo come... Anche in modo molto letterale, no? queste, queste immagini commentano eh, alcune delle metamorfosi più terribili del, dell'inferno. Nella prossima diapositiva eh, vediamo invece la rappresentazione appunto, che, eh, eh, che Botticelli fa dei del, della cerchia, diciamo, dove sono oh, puniti i ruffiani, i seduttori, gli adulatori e le meretrici. E poi vediamo un altro esempio. La prossima per favore. Appunto, questo è uh, un esempio da Federico Zuccari, che eh, nel 1576-79 dipinge eh, l'inferno nella cupola del Duomo di, eh, di Firenze. E sempre Federico Zuccari poi più tardi avrebbe ripreso l'illustrazione della, della commedia, dando una lettura moralizzata del, del poema. Un altro esempio, saltando i secoli. Eh, vediamo qui, proprio qui a Roma, al Casino Massimo, eh, la rappresentazione dell'inferno eh, di Joseph Koch, che sarebbe diventato il maestro dei Nazareni e che viene invitato dal principe Massimo ad affrescare appunto, il casino perché era già famoso come illustratore della, della commedia. Ora, il culmine della rappresentazione diabolica è naturalmente Satana, Lucifero, Confitto nel centro della terra, lui che voleva conquistare il cielo, che voleva impadronirsi del potere, della grandezza eh, divina. Ecco, e l'incontro con Lucifero è proprio il culmine del percorso infernale. Ed è molto interessante vedere come Dante, via via, prepara l'incontro con, con Lucifero. In un primo tempo, già Virgilio, come dire, in un certo senso lo prepara dicendo. Ecco dite, dicendo, ed ecco il luogo ove convien che di fortezza tarmi. Cioè ti devi, è un'immagine una così eh, terribile che ti devi armare di fortezza. Ecco, e poi a sua volta, così come Virgilio aveva preparato Dante all'incontro appunto con Satana, così Dante invita noi lettori e lettrici a prepararci a questo incontro terribile e eh, rappresenta... Come si sente lui? Io non morì e non rimasi vivo. E quindi dice: immagina tu, o oh lettore, no? come io mi, mi sentii. E poi inizia la descrizione, dove appunto dice che è questo. Essere terribile e conficcato in fondo dal cocito, in fondo ghi al ghiaccio del cocito, poi sottolinea il carattere gigantesco e ci invita a costruire l'immagine di questo gigante che va al di là di qualsiasi dimensione. E poi ci sottolinea quanto è brutto, proprio perché eh, il brutto è il segno del male, anzi dell'origine di, di ogni male. Ecco, e, e poi ci rappresenta le tre teste, no? le tre teste appunto eh, di, eh, di Lucifero, le tre teste che sono una rappresentazione capovolta della, della Trinità. Possiamo vedere la prossima diapositiva. Ecco, eh, secondo la tradizione appunto se il Padre rappresenta la potenza... Il Figlio incarna la sapienza, lo Spirito Santo l'amore. Ecco che le tre facce, appunto, di Lucifero rappresentano l'impotenza, l'ignoranza, l'invidia. Ecco, eh, c'era. Cosa c'era dietro diciamo, questa immagine no, di, eh, di Satana conficcato nel fondo dell'inferno con queste eh, tre teste mostruose in cui appunto oh, dilania Giuda e dilania diciamo, coloro che hanno ucciso eh, Cesare, quindi diciamo, dilania eh, quelli che sono stati i nemici della Chiesa e poi eh, dell'Impero dell romano. Possiamo vedere la prossima diapositiva. Ecco, sicuramente Dante aveva visto a Firenze il mosaico di Coppo di Marcovaldo, eh, che, che è appunto nella cupola del Battistero di, eh, di Firenze. Ecco, dove vedete che qui abbiamo questa rappresentazione gigantesca, terribile, dove abbiamo una variante delle tre teste, perché abbiamo appunto una testa e poi abbiamo due serpenti che escono dalle orecchie e che dilaniano appunto dei corpi in cui il corpo centrale, come in Dante, no, dimena le gambe. Ecco, la cosa interessante è vedere che già alle spalle di questa rappresentazione c'era una tradizione, possiamo vedere la prossima diapositiva. Ecco, vedete ad esempio a Tuscania, eh, sulla facciata della chiesa di San Pietro, ecco, abbiamo oh, questa immagine infernale, appunto, con, con le tre teste. Ora, se appunto il Lucifero di, eh, di Dante con le tre teste è una rappresentazione rovesciata della Trinità, ecco, eh, c'è anche una tradizione iconografica per cui anche la Trinità veniva rappresentata appunto con, con le tre teste, però è una tradizione che via via viene sentita come eretica, diciamo almeno che crea difficoltà dal punto di vista eh, dottrinale e che poi nel Seicento sarà condannata. E allora vediamo che è già interessante il fatto che, eh, che Dante, poi, quando visualizza la Trinità nel paradiso, lo faccia attraverso tre cerchi, non attraverso appunto le tre teste. Però è anche interessante vedere, possiamo vedere la prossima diapositiva, come ad esempio in questo manoscritto antico, manoscritto trecentesco, abbiamo in un certo senso la compresenza delle due diverse tradizioni iconografiche. Perché vedete che abbiamo i cerchi, che sono diciamo, più aderenti al testo dantesco, però anche abbiamo al centro la rappresentazione appunto, della, della Trinità come, come tre teste. Ecco, ma vediamo qualche altro esempio, appunto, della visualizzazione no, del Lucifero Dantesco. La prossima, per favore. Ecco, questo è un esempio veramente affascinante di un incunabolo che ora è conservato qui a Roma, alla casa di Dante, che è stato poi, eh, come dire, arricchito di un commento anche manoscritto e di molte, eh, di molte miniature, probabilmente da Grifo. Ecco, qui vediamo che abbiamo una visualizzazione dell'ordine appunto del, dell'inferno, abbiamo le gambe di Lucifero no, che escono dal fondo. E abbiamo eh, queste mani che reggono dei cartigli su cui possiamo eh, leggere diciamo, l'ordinamento dell'inferno. Cioè, possiamo leggere quali eh, peccatori sono puniti no, nelle diverse eh, fasce, nelle diversi gironi dell'inferno. Ecco, ma eh, in questa dimensione diciamo, che ci mette sotto gli occhi l'ordinamento dell'inferno, è affascinante vedere come diverse mani reggono i cartigli, per cui sembra che Lucifero, come dire, incarni, tenga in mano quasi tutti i peccati, tutto il male eh, del mondo. Ecco saltando i secoli, possiamo invece vedere la prossima diapositiva. Ecco, questa è una versione novecentesca, è il modo in cui Mattotti nel 1999 appunto rappresenta il Lucifero dantesco. Dove sono spariti eh, come dire, gli elementi teologici, gli elementi eh, che si rifanno all'ordinamento dell'inferno e resta eh, sono queste immagini da incubo, no? una specie di eh, appunto, uccellaccio, di demone appunto, che è intento a divorare quasi meccanicamente i tre, i tre traditori. Ma eh, a questo punto vorrei ritornare almeno un momento eh, all'immagine, alla funzione che eh, Lucifero ha. Nell'inferno dantesco. Ecco, sicuramente Lucifero incarna, lo dicevamo prima, pienamente il contrappasso, cioè lui che era il portatore della luce, è immerso nelle tenebre. Lui che era bellissimo, appunto è, incarna la bruttezza del male, e nello stesso tempo lui che si è ribellato a Dio diventa artefice della volontà divina, in quanto per l'eternità appunto dilania i traditori di Cristo e dell'impero. Quindi si fa interprete paradossalmente del disegno provvidenziale di Dio sulla storia. Ecco, ma allora proviamo un po' ad adottare il punto di vista di Lucifero e a ripercorrere appunto le rappresentazioni dei diavoli nel corso dell'inferno su cui poi eh, interverrà eh, Giulio Ferroni. Qui volevo solo ricordare appunto, che via via gli, eh, i diavoli non solo sono rappresentati in modi molto diversi, ma hanno anche come un atteggiamento beffardo no, verso, eh, verso i peccatori. Eh, hanno, li prendono in giro, insomma, no? si mostrano appunto eh, come... Carichi di potenza quasi, sono, ci sono soprattutto eh, nelle Malebolge, no? queste, queste scene in cui eh, appunto, i, i diavoli prendono in giro i peccatori, ricordano i peccati che hanno, che hanno colpito. Ecco, eh, da un lato, questi diavoli no? sono appunto i protagonisti, sembrano essere i registi delle pene crudeli che infliggono. Ecco, ma nello stesso tempo, infliggendo queste pene appunto incarnano il contrappasso. Quindi si fanno portatori della giustizia, della giustizia divina. Ecco, se ripensiamo alle scene in un certo senso comiche, popolaresche, molto teatrali. Ecco, ma se ripensiamo queste scene dal punto di vista appunto, di Satana, di Lucifero, che è confitto nel cuore della terra e delle tenebre, ecco anche queste scene appunto, popolaresche, comiche, cambiano di significato, possono apparire perfino tragiche, perché in un certo senso i diavoli beffardi sono a loro volta i protagonisti di una beffa senza fine. Perché sono loro diciamo, che si fanno. Uh, come dire, che incarnano, che mettono in atto la giustizia divina. Ma uh, volevo concludere, diciamo, con alcuni momenti del, del Novecento. Ecco, uh, l'inferno, uh, si diceva, ha rispetto alle altre cantiche una fortuna molto più ricca, molto uh, più presente, diciamo, e... Um, è interessante, sarebbe affascinante fermarsi molto meglio su questo, comunque è interessante vedere come nel Novecento veramente eh, l'inferno diventi una specie di luogo mentale in cui collocare gli orrori del presente, in cui dare forma, appunto, alle nuove crudeltà, alle forme nuove che l'orrore andava esprimendo. E eh, ricordiamo, ad esempio, che le celebrazioni del sesto centenario della morte di Dante nel 1921 si collocano a breve distanza dalla fine della prima guerra mondiale. E eh, possiamo vedere la prossima diapositiva. Ecco, qui abbiamo solo un esempio di come eh, la pittura inglese, in cui c'era già. Basta pensare per i Raffaelliti, ma insomma anche prima, c'era già una lunga tradizione di interesse anche visivo per la commedia. Ecco eh, come appunto la pittura inglese reinterpreta gli orrori della Prima Guerra Mondiale proprio attraverso l'inferno dantesco. Questo che vedete è eh, l'esempio di un quadro di Nevinson del 1919. E, ehm, è interessante il fatto che Nevinson aveva convissuto per un periodo, come ricorda nella sua autobiografia, con Amedeo Modigliani, che era un grande lettore, anche un declamatore del poeta italiano. E quindi il ricordo di Dante diciamo, è presente nel momento in cui eh, come si, si dà forma visiva agli orrori, eh, allo sterminio che la prima guerra mondiale aveva, aveva creato. Oppure possiamo vedere la prossima. Diapositiva, ecco questo è un esempio di un quadro sempre del 1919 di Paul Nash. Che eh, appunto non, quando dipinge queste scene. Eh, lo fa non semplicemente eh, con un ricordo dantesco, ma proprio oh, vediamo diciamo, che l'inferno di Dante è ben presente alla sua, alla sua mente, perché in una lettera, ad esempio alla moglie Margaret, eh, dice appunto, lettere che scrive proprio dalla zona del combattimento, dice vedo l'incubo più spaventoso di un paese più concepito da Dante che dalla natura, indicibilmente, assolutamente indescrivibile. Ecco, sono parole molto interessanti che ci fanno capire appunto come il ricordo di Dante serva a vedere i nuovi orrori, anche quelli appunto che sono, come dice Paul Nash, assolutamente indescrivibili. Dico, e eh, questo tema diciamo, del fatto che l'esperienza contemporanea mette in contatto con qualcosa che non si riesce nemmeno a dire, che non si riesce a descrivere, che non si riesce a rappresentare, tanto che appunto in qualche modo aiuta a fare questo il ricordo eh, di Dante. Ecco, tutto questo lo vediamo con, eh, con molta più forza, con in modo anche più terribile. Ad esempio, in Primo Levi o in Peter Weiss. Beh, tutti abbiamo presente l'importanza diciamo, del ricordo dantesco, in particolare dell'inferno, in Se questo è un uomo. E eh, vediamo che, da subito, dall'inizio del testo, scatta l'associazione tra il Lager e l'inferno. E eh, appunto, come dicevo prima, la memoria del poema aiuta a dire quello che, se no, non è possibile dire quello che più è più troppo terribile, diciamo perché lo si possa raccontare. E lo vediamo all'inizio subito del viaggio. Quando c'è un soldato tedesco che nel viaggio appunto, di trasferimento dice, cito, accendo una pila tascabile e invece di gridare, guai a voi, anime prave, chiede appunto se hanno da dargli denaro, orologi. Tanto dopo dice, non ci servono più. Non è un comando, non è regolamento questo. Si vede bene che è una piccola iniziativa privata del nostro Caronte. No? Del nostro caronte. Ora, Caronte, Caronte demonio dagli occhi di Brasa, diciamo, fa parte di quelle espressioni dantesche che sono entrate un po' nella memoria comune, ma è, che, è evidente che qui la citazione, ricordo, riacquista tutta la sua forza terribile. Fra l'altro Levi aveva una memoria molto forte del poema dantesco e eh, ci viene in mente quello che leggiamo appunto nel poema subito dopo il, il verso che Levi cita, guai a voi, anime bra brave, che dice non isperate mai a vedere lo cielo. I legno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E che poi, eh, appunto, l'inferno è presente: ad esempio, eh, quando, si, eh, quando eh, Levi e i suoi compagni arrivano a Auschwitz, stanchi, assetati, e lui dice: Questo è l'inferno. Oggi, ai nostri giorni, l'inferno deve essere così: una camera grande e vuota, e noi stanchi stare in piedi, e c'è un rubinetto che gocciola, e l'acqua non si può bere. E noi aspettiamo qualcosa di certamente terribile e non succede niente, e continua a non succedere niente. Ecco, quindi, eh, come dire, l'inferno è qui, è sulla terra, è l'esperienza, appunto, che, che, si sta, eh, che si sta vivendo. E, e dice: Qui è proibito tutto, non si danno risposte, non si danno ragioni. Se vorremmo viversi bisognerà capirlo presto e bene. Qui non ha luogo il santo volto. Qui si nuota altrimenti che nel cerchio, ecco, dove appunto c'è la citazione esplicita eh, di alcuni versi del, dei Malebranche. Ecco, poi eh, nel capitolo di qua del Bene e del Male appunto sì, eh, si cita il contrappasso, eh, gli operai che eh, vengono puniti, vengono trattati appunto come, eh, come, eh, come Levi e come i suoi compagni e dice appunto questo genere di, di contrappasso. Ecco, ma come ricordiamo, ci sono poi eh, diciamo, degli altri momenti in cui, ricordo Dantesco, la citazione dell'inferno è fortissima e veramente ha una funzione eh, straordinaria. Ad esempio nell'esame di chimica eh, si parla di Alex, di questo capo bestione, violento, infido e leggiamo Eccoci di nuovo per le scale Alex vola gli scalini alle scarpe di cuoio perché non è ebreo è leggero sui piedi come i diavoli di Malebolge. Si volge dal basso a guardarmi torvo mentre io discendo impacciato e rumoroso nei miei zoccoli spaiati ed enormi, aggrappandomi alla rinchiera come un vecchio. Ecco, in questa rappresentazione di Alice che è leggero sui piedi come i diavoli di Malebolge, c'è un ricordo preciso no? proprio appunto eh, dei diavoli, eh, di uno di questi diavoli in particolare e quanto mi paria nel lato acerbo, con l'ali aperte e sopra i piedi leggero. Ma è soprattutto il canto di Ulisse che ricordo appunto la citazione, anche la rievocazione a memoria eh, del poema diventa eh, veramente eh, straordinaria, con una forza straordinaria. Eh, vi ricordate? È l'episodio in cui Jeanne Piccolò è uno studente alsaziano che Ha preso a benvolere, appunto, Primo Levi e eh, lo trascina con sé per trasportare la zuppa. Nel percorso dice che vorrebbe imparare l'italiano e gli viene in mente, eh, allora, appunto, Primo Levi viene in mente il canto di Ulisse e dice, appunto, Jean capirà. E cito: Quale sensazione curiosa di novità si prova se si cerca di spiegare in breve che cosa è la novità nella commedia. Appunto, questo luogo diverso, assolutamente allucinante, aiuta anche a vedere il testo familiare, il testo imparato a scuola, come in una luce di distanziamento, appunto di, eh, di novità. Ecco, E eh, via via, faticosamente, appunto in questo tragitto, eh, Levi ricorda a memoria i frammenti appunto del canto di Ulisse e cerca di tradurli in francese al suo compagno. Ad esempio, Misimè, non Misimè per l'alto mare aperto. Misi-me non è je me mets, è molto più forte, più audace. È un vincolo infranto, è scagliare se stessi al di là di una barriera. Noi conosciamo bene questo impulso. E via via appunto in questo tragitto eh, Primo Levi fa venire, si fa venire alla mente i frammenti. E questi frammenti che gli erano così familiari acquistano, come dicevamo prima, una luce, una forza, una forza nuova. Ecco, e eh, soprattutto poi diciamo, il momento culminante è, eh, è quello del discorso di Ulisse. Ecco, attento Piccolo, apri gli occhi e la ho bisogno che tu capisca. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza, come se anch'io lo sentissi per la prima volta: appunto, la rinnovata forza di questi versi, no? Appunto, fa scaturire una nuova forza, un nuovo significato. La forza, come uno squillo di tromba, leggiamo, come la voce di Dio: Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. E Jean lo, lo prega appunto di ripetere e dice eh, Primo Levi, forse capisce che mi sta facendo del bene o forse è qualcosa di più che riguarda tutti gli uomini in travaglio e noi in specie che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle. Ecco, e, eh, e via via, diciamo, fiorano anche i ricordi personali come il mare per Jean oppure come la montagna per, eh, per Primo Levi. E poi cita la terzina finale, perché sono arrivati, devono prendere la zuppa e quindi lui deve concludere. E dice, è urgente che Jean senta, prima che sia troppo tardi, che io e lui siamo morti e che gli devo spiegare il Medioevo, l'inaspettato anacronismo e altro ancora, qualcosa di gigantesco che io stesso ho visto sol ora soltanto nell'intuizione di un attimo. Forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. E poi alla fine, appunto, deve, deve concludere: e, eh, è molto bello vedere diciamo, come, da un lato, abbiamo la rappresentazione della Babele linguistica che caratterizza il campo di sterminio, i diversi modi in cui, nelle diverse lingue, si dice la zuppa di cavoli e di rape. E poi c'è la citazione dell'ultimo verso: Infinché il mar fu sopra noi rinchiuso. Ecco, questi sono, alcuni, sono solo alcuni esempi diciamo, del modo anche sotterraneo a volte in cui l'inferno di Dante è presente appunto nella memoria nella scrittura eh, di, eh, di Primo Levi. Ma eh, possiamo vedere appunto il tema a cui abbiamo già accennato, cioè il fatto che Dante nel Novecento aiuta a dire ciò che non si può più dire, a rappresentare ciò che l'orrore ha reso... Non era più rappresentabile. Lo possiamo vedere ad esempio in Peter Weiss, il quale eh, era con la famiglia, si era dovuto rifugiare appunto a Londra nel 1934 e incontra Dante solo tardi, dopo il processo di Francoforte nel 1963, e eh, decide appunto di rileggere l'inferno, però come dire calandolo nel presente, e eh, la guida di Dante. Sarà forse non più Virgilio Maggiotto proprio per rappresentare la tragica scissione tra il visibile e il dicibile no? che il Novecento ha, ha maturato. E, e l'Inferno eh, di, di Dante aiuta Weiss a rappresentare il presente. Il presente in cui i supplizi però non sono subiti da chi li infligge. Ecco, e lui dice mi inceppo quando penso a ciò che quel tribunale cioè su Auschwitz rimestava smarrì la possibilità di parlare non avevo volti ma solo figure che erano state ridotte in polvere ecco, grazie per e poi volumi di carte cercai di inquadrare l'informe che si espandeva in ogni direzione e quindi l'inferno L'inferno di oggi, chi è per Peter Weiss? L'inferno di oggi è il luogo dove tutti quelli che secondo Dante sarebbero condannati a una pena infinita invece vivono tra noi, contenti dei loro misfatti, ammirati da molti, cito, eh, nel nostri, mentre nel nostro inferno giacciono gli innocenti. Ecco quindi è come dire, un altro esempio di come appunto l'inferno dantesco aiuta a dar forma a ciò, che, eh, è, a ciò a cui è difficile dar forma. Ma vorrei concludere con un esempio invece più antico: in cui di nuovo l'inferno è sulla Terra, e è un esempio eh, tratto da, eh, da Tommaso Campanella eh, che. Eh, nelle poesie al carcere, mentre appunto alla fine del Cinquecento sta in carcere insieme a Giordano Bruno, Francesco Pucci con Antonia Stigliola, quindi diciamo stava in carcere in buona compagnia. Eh, ricorda Dante, un poeta che gli era carissimo, e dice: di gran scienza ognuno amante, che audace passa dalla morta gora al mar del vero di cui si innamora, nel nostro spizio al fin ferma le piante. Ch'altri l'appella antro di Polifemo, palazzo altri d'Atlante, e chi di Creta il labirinto e chi l'inferno estremo. Quindi, diciamo, Campanella pensa a Dante quando parla della morta Gora, no? della morta Gora che è quella ehm, che Dante evoca quando appunto sulla barca di Flegias attraversa la palude Stigia. E qui la morta Gora diventa il peso, eh, il peso. Del potere, il peso, diciamo, delle idee tradizionali che portano appunto chi si innamora del Mar del Vero a stare in prigione, a stare chiuso in questo che eh, dice appunto eh, Campanella: è l'inferno estremo. Quindi, già da prima, diciamo, nel, alla fine del Cinquecento, l'inferno di Dante può rappresentare qualcosa di terribile che è presente ora, che è presente sulla Terra. Però mi piace anche ricordare un'altra un espressione di Campanella: eh, chi si innamora, eh, che Audace passa al mar del Vero di cui si innamora. Ecco, e, eh, questo, diciamo, ci fa venire in mente come Campanella amasse Dante e questo innamorarsi del Mar del Vero ci fa venire in mente la mente innamorata di Dante che guarda Beatrice e da lei apprende appunto le verità del mondo celeste ma anche sul mondo del mondo terreno. Quindi con Campanella, col modo in cui celebra nel nome di Dante l'innamoramento per il Mar del Vero contro la morta Gora vorremmo concludere il nostro percorso infernale. Grazie alla professoressa Lina Bolzoni perché è stato un viaggio nel viaggio questo suo intervento. E adesso eh, c'è il contributo musicale di Flavia Costa, eh, un concerto per violino numero uno in Sol minore di Max Bruck. Proseguiamo il nostro racconto. Giulio Ferroni è uno dei nostri maggiori storici della letteratura. Eh, appunto anche qui è inutile, diciamo così, perdere tempo in bibliografia, però voglio segnalare un volume altrettanto ponderoso rispetto a quello che citavo prima l'Italia di Dante uscito eh, per la nave di Teseo che è davvero una esplorazione della geografia dantesca fatta proprio a forza di consumare le scarpe eh, nel senso che sono davvero migliaia di toponimi e odonimi che vengono Raggiunti letteralmente da Ferroni per ricostruire la geografia dantesca e guardare l'Italia di Dante dentro l'Italia del presente. Eh, anche lui contribuisce a questo viaggio fermandosi sulle eh, figure del male, i, i vari modi in cui nell'inferno le immagini del male e dei peccati vengono appunto rappresentati con una effervescenza anche visiva, con una varietà linguistica. Ecco, questo è il passaggio eh, di Giulio Ferroni intorno appunto al all'inferno le figure del male grazie l'ina bolsoni ha, ha mostrato da par suo eh, l'intensità tragica proprio della rappresentazione infernale del mondo diabolico l'uso poi così intenso che è stato fatto nella tradizione poi in modo sconvolgente in anni a noi relativamente vicini eh, da Primo Levi, eh, ma insieme a questa dimensione tragica c'è una forte evidenza eh, rappresentativa nel, ne, da parte di Dante che va al di là quasi del, dello stesso orizzonte tragico, che lo approfondisce, lo scava fino in fondo, ma ci dà come dire, una sorta di, di piacere nell'evidenza nell visiva delle, de, di queste figure de, stesse del male, no? i diavoli soprattutto appunto. No? E io parlerò proprio propriamente dei diavoli partendo da, da una cosa un po' curiosa eh, eh, che non so se mai i dantisti... Eh, hanno tenuto presente o, o, o hanno provato a interrogarla, cioè quanti sono i diavoli nella, nella Divina Commedia? Tolva, no? eh, I diavoli, per definizione, sono infiniti, no? si ricorda del resto. Eh, eh, si ricordano le parole de, dei Vangeli del Vangelo di Marco in particolare, ma anche in maniera diversa degli altri Vangeli. No? Dove eh, in una eh, chiamato a, a, ad un atteggiamento di esorcista in una particolare situazione. Gesù eh, eh, chiede, deve chiedere al, al, al demonio chi, chi è, chi è eh, il, il demonio. Io sono legione. Eh, eh, legione no? non si possono contare la, la presenza del, del demonio non si può quantificare no? ecco quindi c'è una Molteplicità che in alcune battute dell'inferno viene indicata no, più di mille, genericamente, no, vedi più di mille diavoli. Però poi i diavoli specifici a cui eh, Dante fa riferimento so, si possono contare, no? quelli che hanno un nome, per esempio, no? perché si distingue. Nella rappresentazione dantesca no? la molteplicità generica dei diavoli che si presenta solo in alcune situazioni, in alcuni momenti con cui Dante si confronta soltanto in alcuni momenti del suo viaggio, no? quindi la molteplicità da una parte indeterminata, ma dall'altra no? tante figure di diavoli fissate con perfetta evidenza e anche con dei veri e propri nomi. No? Molto spesso tra l'altro eh, in, eh, in alcuni dei gironi o delle bolge dell'inferno non si vedono diavoli o se ne vede uno solo. Eh, ci sono solo alcune situazioni in cui invece ce ne stanno tanti e tra questi tanti se ne nomina qualcuno. No? Quindi qui, qui c'è una interessante sfasatura dal punto di vista quindi, della costruzione eh, del procedere di Dante nell'inferno, se noi vogliamo contarli, e naturalmente adesso non lo farò, eh, no, non, non eh, indicherò tutti i passaggi di questo, di questo conto, di questa computazione, no? <ride> Ecco, siamo del resto nel tempo della... Eh, eh, Competenza computazionale, no? quindi si conta sempre tutto. No? Ora, però io ho cercato di contare i diavoli col nome e, e mi è risultato alla fine un numero di 29 senza contare Lucifero. E, e Lucifero, se, se aggiungo Lucifero, mi viene 30. È incredibile! Natural. La numerologia, sapete, è un capitolo incredibile della eh, del, del dantismo la numerologia no? non solo c'è la numerologia evidente manifesta eh, ne, nella costruzione del, del poema no? ma poi c'è una, una cavillosa numerologia che va a cercare le, le combinazioni numeriche anche dove là il lettore non le vedrebbe no? e io finisco per cadere dentro questa eh, cavillosa numerologia quando mi accorgo che sti, sti, sti diavoli nominati sono 30 quindi è un numero proprio no? 3 9 no, vabbè, sono, sono i numeri insomma, no? a partire dalla trinità combinano poi eh, tutte le, le prospettive di Dante fin dall'inizio della vita nuova no? quando all'età di 9 anni eccetera eccetera Dante vede Beatrice con tutto quello che, che poi ne, ne consegue ho fatto però c'è un piccolo, un piccolo una piccola correzione nel, nel, che mi ha portato a questo numero 29, il fatto che io non ho contato eh, quattro figure che non sono propriamente diavoli, però eh, che hanno il nome, che eh, quando eh, Dante e Virgilio si approssimano alle mura della città di Dite no? eh, e vengono respinti dai diavoli per minacciare eh, Dante, quei più di mille diavoli che... Stanno sugli spalti di questa città di Dite. Tirano fuori eh, come emblema di orrore di le tre furie infernali che eh, vengono tutte eh, e tre nominate: no? eh, Megera, Tesifone e Aletto. E Medusa minacciano addirittura di, di far apparire la gorgone. Che se Dante la vede può essere, pie, diventare di pietra, no? Virgilio lo copre gli dice: No, non guardare. Insomma, no? Ora, queste non le ho contate, queste che non sono propriamente dei diavoli, no? sono degli emblemi così. Eh, eh, Infernali orro di orrore, no? ecco, quindi senza contare queste se no diventerebbero 34. che quindi sarebbe, Senza contare queste quattro furie. Fu I diavoli che hanno un nome sono precisamente 30: cioè 29 più il loro. Dite eh, eh, Lucifero, insomma, il, il loro signore e padrone. Ora, questi nomi. Come si dispongono nel, eh, nomi che non sono soltanto nomi, no, ma eh, sono legati a delle immagini che poi tutta la tradizione iconografica ha, ha variamente ripercorso sulle orme no, rappresenta, delle rappresentazioni antiche? Perché la maggior parte di questi nomi no, sono tratti, come tutti sanno, no, da, eh, dalla cultura classica, dalla letteratura classica, dal mito classico. No, da, quindi Dante, pur nel, nella costruzione no, del suo universo eh, cristiano, insomma, no, di questo universo eh, eh, che, che, che si collega alla, alla sua visione cristiana del mondo, però all'interno di questa costruzione inserisce nell'orizzonte del male proprio tutta una serie di figure che ricava dalla letteratura classica e, in primo luogo, naturalmente, da quello che è il suo punto di riferimento primo, cioè da Virgilio, dall'Eneide, dal sesto libro dell'Eneide, dal percorso di Enea nell'oltretomba, no? quindi tutti questi personaggi, specialmente nella prima parte dell'inferno. Eh, sono legati direttamente al modello dell'Eneide integrato con quello di altri autori che pure nominano queste figure che sono sempre gli autori eh, che, che, che sono più vicini a Dante, che la Dante legge di più. come eh, Lucano e Stazio e Ovidio. Eh, eh. Ora, sono figure che sì, è una cosa interessante il fatto che in tutta la prima parte dell'inferno, nella zona detta dei, degli incontinenti, no, sono i gironi dei peccatori no, eh, che hanno usato male eh, delle... delle eh, eh, delle categorie no? De, dell'esistenza umana necessarie alla vita, insomma, no? quindi lussuriosi e tutti gli altri. Questa zona degli incontinenti, prima dell'ingresso quindi nella città di, di Dite, nelle, eh, prime cinque, eh, ne, ne, nei primi cinque gironi, tra cui c'è però il limbo che non è, rigore, non è infernale, tutti questi eh, eh, gironi eh, hanno eh, come guardiano. Eh, un personaggio ricavato proprio dalla cultura classica. Prima addirittura di entrare nell'inferno vero e proprio c'è Caronte, no, a cui già. Eh, Lina Bolsoni ha fatto riferimento, no? Caron dimonio dagli occhi di Bragia. Cioè poi a guardia del, di tutto l'inferno, in fondo, no? c'è un giudice che però si trova all'ingresso del, eh, del secondo cerchio, quello dei lussuriosi, è Minosse. No? Poi dopo eh, c'è cioè Cerbero che. A rigore, è un, anche se è un cane a tre teste, è, con, è, è un demonio. Anzi, Dante lo chiama direttamente demonio. No? Poi c'è uno un po' più particolare, che viene da un, non viene direttamente eh, da Virgilio, ma da combinazione di vari modelli, come Pluto, eh, 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 che, che è a, a, a guardia del, del cerchio degli, degli avari e prodighi, no? che... che si esprime in quella forma singolare pa pesatam, pa pesatan, aleppe no? ora tutti questi che ho nominato tra l'altro mettono sempre in guardia cercano di ostacolare quando vedono che Virgilio vuole passare con Dante vivo in genere eh, eh, fanno qualche ostacolo e Virgilio rintuzza in maniera diversa no? eh, la loro opposizione, quindi tutto è costruito quindi ripetendo questo schema poi però nella eh, nel cerchio eh, successivo, l'ultimo di questi, il quinto, eh, c'è un altro demonio che però ha una funzione diversa, Flegias, pure che è stato ricordato, no? che eh, è un traghettatore sul fiume Stige, eh, 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 che è una figura pure che viene dall'Eneide, anche questo. No? Ora, questa ripresa continua no? delle immagini ricavate di questi diavoli, che sono diavoli di origine classica, nei modi più diversi, come accadrà poi di nuovo alla fine, eh, nel percorso successivo dell'Inferno. Dell alla fine no? questi, questi diavoli costituiscono una sorta di eh, trasfigurazione parodica anche se è una parodia seria, naturalmente non è intenzionalmente comica, no? una trasfigurazione parodica dei modelli antichi. Insomma, no? e le figure del mito classico sono le immagini del male. Insomma, no? Ora, ma non è sempre così, perché nel, nel Purgatorio, nel Paradiso, noi vedremo, e anche nell'inferno, in certe zone, vari riferimenti al mito classico eh, come figure emblematiche positive perfino insomma. Però qui appunto c'è una costruzione del. De, della legione, de, de, dei rappresentanti no? de, della legione diabolica proprio attraverso questo dialogo continuo che naturalmente sarebbe interessante eh, verificare volta per volta, caso per caso, no? con le figure eh, del mondo classico. Però sono tutti singoli, insomma. No? In tutto questo percorso noi non vediamo mai nella zona degli incontinenti un, un insieme di diavoli. No? si affaccia la moltitudine di diavoli, più di mille, dice Dante, proprio sulle, sugli spalti della città di Dite che viene dopo. No? Poi si entra nella città di Dite quando eh, con l'arrivo di un messo divino eh, Virgilio viene a forzare l'opposizione dei, eh, dei diavoli, no? si attraversa... Il, eh, il cerchio degli eretici che stanno, come sapete, no, in tombe di fuoco, ma diavoli non si nominano. No? La cosa singolare è no? che in gran parte del, dei luoghi dell'inferno, dei cerchi dell'inferno, la presenza collettiva dei diavoli, che pure ci, ci dovrebbe essere, no? non viene nemmeno nominata. No? In, per esempio, nel cerchio degli eretici. Non non si parla assolutamente di attività dei diavoli. No? Le pene sono autosufficienti nella loro struttura proprio costruttiva, per come sono organizzate. No? Poi, quando Dante, passa, Dante e Virgilio passano nel cerchio dei violenti, arriva finalmente un altro diavolo. Diavolo animale, eh, legato alla tradizione classica, il Minotauro, no? qui appunto oltre eh, a, a Virgilio, no? soprattutto è Ovidio che fa da, punti, da punto di riferimento, no? e, e, e tra l'altro mentre altri demoni precedenti cercavano di di, di fermare Dante e Virgilio dicendo delle cose fino alla relativamente insensata, che non è proprio insensata la battuta di Pluto. No? Pape Satan, Pape Satana Leppe, fino a lì c'erano delle voci oppure. Prima c'era stato l'abbaiare di Cerbero, ora il Minotauro è assolutamente non parla, eh, agisce proprio come un toro che vuole fermare eh, i, 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 i viandanti, no? ma, ma che Virgilio insomma, re, respinge subito senza eh, esitazione. E poi nel, nel primo girone, sapete che il cerchio dei violenti è diviso in tre gironi, nel primo girone troviamo altra figura. Eh, classica, no? i centauri, ci sono i centauri, sono tre che vengono nominati direttamente eh, da, da Dante, Folo e Nesso, e poi c'è Chirone che è il capo, insomma, che, che, che viene soprattutto dall'Achilleide di Stazio e anche un po' da, da, da Lucano, insomma Chirone, eh, con una grande autorevolezza perché era, era stato in fondo il maestro eh, di Achille, insomma, no? quindi è, un, è un, un momento un po' particolare questo del dialogo con Chirone, Chirone che, che invita appunto eh, Nesso ad accompagnare Virgilio e Dante eh, nella, eh, nel, nella zona successiva del cerchio. No? Poi ci, so ci sarebbero Varie figure animali. Tra l'altro c'è una sovrapposizione, un intreccio tra le figure diaboliche e degli animali. No? Uno è ben nominato, come abbiamo detto prima: Cerbero, anche il Minotauro è un animale. Nel, nel nella zona eh, dei suicidi, la selva dei suicidi, ci sono le arpie tra l'altro, no? eh, che anche quelle vengono dall'Eneide in maniera molto particolare, da un, da un libro dell'Eneide che fa anche da modello per l'invenzione no? degli alberi animati: insomma, del sangue che stilla dal, eh, dal ramo spezzato. E... Mentre nel terzo, il terzo girone che segue subito dopo è, è, è privo di il, la pioggia di fuoco, il sabbione di fuoco, no, non ci sono diavoli lì. E tra l'altro sarebbe un po' imbarazzante se ci fosse un diavolo che eh, eh, aggredisse Brunetto Latini, col quale Dante si incontra. No? Poi alla fine del sabbione c'è l'acqua del, del fleggetonte che arriva a una cascata e comincia il baratro che porta le malevolge, lì c'è un'altra figura eh, eh, classica ancora, no? eh, che per, su cui però eh, Dante eh, interviene con un'intenzione allegorica particolare facendone un'immagine della frode che è Gerione, no? che, che, che fa da... Eh, da mezzo aereo, come, come sapete, no? eh, Virgilio. E Dante no, vengono portati a volo da Gerione no, oltre questo baratro in modo da cominciare l'attraversamento delle dieci malebolge. No? E qui le cose è, è come se Dante a un certo punto no, in, intervenga eh, con una variazione nella costruzione della sua invenzione. No? Prima c'erano stati sempre questi guardiani, volta per volta, la presenza più o meno di un singolo, poi c'è stata quella variazione che ha portato alla presenza di questi centauri. Per quanto riguarda le bolge invece ci sono eh, modalità diverse di presentare la presenza dei demoni. No? Soprattutto eh, un gruppo indeterminato eh, di, di diavoli eh, è presente in frotta, proprio sono tanti. Nella prima delle bolge, che è quella dei, dei ruffiani e dei seduttori che eh, circolano in due sensi diversi, in due direzioni di marcia, eh, inaugurando il metodo del doppio senso eh, no? che noi conosciamo bene con, con le automobili e che Dante ricorda come grande esempio, no? eh, eh, la. Eh, la i i due pas il, il passaggio dei due sensi di marcia sul ponte Sant'Angelo in occasione del Giubileo del 1300. Ora, su questi dannati che si muovono in sensi diversi, in direzioni diverse, su questi dannati agiscono dei diavoli che sono dei nuovi. Eh, fustigatori nuovi non perché eh, sono nuovi né in novità ma perché sono orribili strani inconsueti almeno no? ecco eh, sono e, e qui c'è anche un demon cornuto ecco la figura più eh, così popolare insomma no che naturalmente quando parliamo dei, dei diavoli danteschi dovremmo eh, così eh, ripercorrere oltre eh, tutti questi modelli costruttivi a cui ho eh, ricavato in primo luogo dai classici a cui ho fatto riferimento, la tradizione popolare folclorica, come è testimoniata no? da tante opere operette della letteratura eh, romanza eh, de, de, del XII, dodi, del XIII secolo e anche dalle, dalle arti figurative. No? Non a caso Lina Bolzoni ha fatto riferimento proprio al, al mosaico del Battistero eh, di Filippo che Dante eh, conosceva, no? che, che, che Dante avrà visto anche nel tempo della sua eh, così, sistemazione proprio, eh, quindi eh, è un, un lo studio delle immagini tra l'altro è interessante non solo per la figuratività, che è, è scaturita dalla commedia eh, successivamente no, alla sua pubblicazione, ma anche per tutte le suggestioni diciamo visive che Dante può aver ricevuto, no, dalla, e ci sono studi interessanti in proposito, naturalmente. Dante può aver ricevuto da quello che gli capitava di vedere. No? Ora, eh, eh, quindi qui c'è una forte presenza eh, eh, di, di diavoli, ma poi per quanto riguarda la seconda bolgia non, non, non se ne parla più. Nella terza, che è quella dei simoniaci, dove ci stanno i papi, dove c'è Papa Nicolò III che aspetta Bonifacio VIII, i no? diavoli non se ne vedono, insomma, non vengono assolutamente nominati. No? I diavoli vengono fuori più tardi in maniera così Totale, insomma, eh, non solo in frotta, ma come un gruppo ben organizzato, che con eh, personaggi che hanno addirittura il loro nome. No? Qui ce ne sono ben 12 eh, eh, nominati. Ci sono, ecco, Qui eh, sono i famosi malebranche no? a cui già faceva riferimento eh, Lina Bolzoni, no? oltre, però c'è oltre questi 12 nella, nella bolgia dei barattieri immersi nella pesce, no? come nell eh, la pesce come che bolle come nell'arsenale di Venezia. No? Ora, prima delle, de, dei vari malebranche, presen viene presentato un diavolo indeterminato, senza nome, un diavolo nero, che arriva da su e porta un dannato caricato sulle spalle. Ecco un degli anziani di Santa Gita, Zita eh, Lucchese, no? e lo butta lì. Insomma, no? Ora, ecco, un diavolo nero che ha fatto sì che gli interpreti si chiedessero ma questo, dove sta sto diavolo, insomma, no? Ecco, ci sono, ci sono delle cose non perfettamente determinate, naturalmente, in una invenzione così intensa e così varia come quella di Dante, no? È strano che ci sia un demonio che non abita in una bolgia. Tra l'altro si dice, eh, in alcuni passi, che i diavoli non si possono muovere dal luogo che è loro destinato, non possono andare al di là, insomma, no? Quindi Dante e Virgilio tra l'altro riusciranno a liberarsi dalla minaccia dei malebranche proprio passando a un certo punto nella bolgia successiva dove quelli non possono raggiungere. Però c'è questo diavolo che viene dalla terra, eh? viene da Lucca, si domanda un interprete che nominerò subito, viene da Lucca proprio, insomma, è uno destinato a Lucca perché lì a Lucca sono tutti barattieri, dice, ogni ombe barattiere fuorché bonturo, insomma, e quindi ogni tanto va a prendere... Quindi questo è un diavolo curioso, insomma, un diavolo eh, di passaggio, insomma, che, va, che ha una funzione di messaggero, insomma, no? e, Ecco, ce n'è qualcun altro, ma poi, ma questo è l'unico che, che, che viene focalizzato direttamente. Ora, qual è quell'interno che diceva, che ha accennato prima, che, che ci dice che questo diavolo viene da Luc, è Luigi Pirandello. Non posso non parlarne qui, appunto, in una sede teatrale, no? perché Pirandello, naturalmente, appassionato lettore di Dante, che ci sono, possono essere tanti riferimenti danteschi, no? sarebbe bello insomma, anzi forse occorrerà fare, e del resto lo sta facendo già la Presidente online continuamente arrivano messaggi di Anna Maria Andreoli no? su Pirandello e Dante, che è una cosa veramente di grandissimo interesse per tutta l'opera di Pirandello ma c'è poi un saggio specialistico scritto proprio per quando Pirandello ancora insegnava nel Magistero Femminile no? e che viene da una conferenza fatta nel 1916 siamo proprio nella fase iniziale del cosiddetto teatro grottesco di Pirandello fatta, conferenza fatta a San Michele a Firenze proprio, no? e poi pubblicata solo più tardi nel, nel 1918 no? eh, la Commedia dei Diavoli e la tragedia di Dante no? che è un saggio che i dantisti più o meno hanno quasi sempre ignorato, perché c'è cioè, Pirandello e altre cose, invece è di, è di grande curioso interesse, no? anche perché dal punto di vista proprio della, della scrittura teatrale di Pirandello, perché eh, eh, lì eh, eh, Pirandello nega il fatto che eh, quella dei Malebranche sia una commedia che possa essere indicata come eh, orizzonte comico, no? c'è una dimensione comica molto forte, ma questa dimensione comica è segnata da una profonda amarezza no? e, e da un orizzonte tra, tra, eh, tragico, perché non si tratta del comico tanto per ridere, no? ma si tratta del grottesco, del sarcasmo prima di tutto. No? È una costruzione basata sul sarcasmo e dice, cito proprio a un certo punto le sue parole, non è questa una commedia, ma sarcasmo, che è sempre un dramma. Che non può rappresentarsi tra tragicamente come dovrebbe, perché troppo buffi, indegni, meritevoli di disprezzo sono gli elementi o un determinato vedete c'è il dramma che non può rappresentarsi come si dovrebbe Beh, uno, siamo sulla strada che, che nell'anno centenario poi del eh, sesto centenario della morte di Dante porta ai sei personaggi in cerca d'autore no? quindi ecco credo che è interessante il saggio anche dal punto di vista di Pirandello ma poi anche dal punto di vista che Pirandello fa della, de, eh, di, de, del, de, del testo Dantesco riconducendolo al fatto che, eh, ricordando, poi questo l'hanno fatto anche altri, no? che Dante era stato condannato da Firenze in quanto barattaro. Barattiere, insomma, quindi questa commedia dei diavoli in realtà è un dialogo così eh, aggressivo, proprio è di, pieno di risentimenti contro l'ingiusta condanna che Dante aveva avuto. No? E quindi va valutato questo aspetto no? che rende forse ancora più intenso e interessante tutta la costruzione di questi formidabili canti 21 e 22 dell'inferno, dove la, la presenza poi di elementi autobiografici di Dante è molto forte perché fa riferimento a due sue, a, eh, alle sue attività militari le sole che, che conosciamo proprio in questi canti, no? alla sua partecipazione alla battaglia di Campaldino e all'assedio del castello di Caprona. Eh, eh, quindi proprio qua lo fa, insomma, no? con tutti i paragoni legati alla descrizione no, di questa brigata. Eh, 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 diavolesca, demoniaca, no? e, dicevo 12 personaggi sono nominati, no? uno è il capo, Malacoda, poi c'è un altro che viene nominato da Malacoda eh, nel, nel momento in cui fa riferimento al... All'atteggiamento dei diavoli no, verso eh, uno dei dannati. E, e poi eh, c'è il gruppo dei dieci malebranche che devono accompagnare eh, Virgilio e Dante no, nel posto dove potranno, eh, eh, gli dico, dicono loro, no, potranno. Attraversare un ponte per passare nella bolgia successiva, no? perché nella bolgia successiva, tra l'altro, il ponte più vicino al luogo dove si trovano al momento è crollato. No? Invece è un inganno dei diavoli no? perché invece sono crollati tutti i ponti della bolgia successiva. Perché sono crollati? Sono crollati alla morte di Cristo? Perché eh, lì ci sono gli ipocriti e c'è soprattutto Caifa, colui che ha condannato eh, Cristo. No? I, 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 I malebranche dicono: ma la coda dice a Virgilio a Dante che se camminano un po' più avanti trovano un, altro, eh, trovano un ponte, no? però poi succede quel nuovo ludo, un, un, uno scontro con un dannato, eh, un litigio. Eh, tra, tra i diavoli stessi che fa sì che, che i diavoli assumano un atteggiamento eh, aggressivo nei confronti eh, e di, di Dante e di Virgilio allora per sicurezza Dante e Virgilio sul ciglio della Bolgia invece di aspettare questo presunto ponte che sta più avanti si calano giù eh, si cala, Virgilio Supino prende in braccio Dante si calano giù e scendono nella Bolgia successiva dove Incontrano un dannato, tra l'altro no, catalano, il bolognese catalano a cui dicono sto fatto no, che loro. I Malebranche gli hanno detto che ci saranno, che ci sta un ponte che funziona più avanti. No, e catalano lo sa che non c'è il ponte, e allora ironizza contro Virgilio e Dante stesso. No, dice: Ma facendo riferimento no, alla dimensione di inganno del, diavo, del diavolo. Quando insomma, la rappresentazione dei malebranche, eh, dei malebranche è chiusa, Catalano ritorna sull'episodio precedente e gli dice guardate, il diavolo vi ha ingannato. Dice, io udì di, di già dire a Bologna del diavolo vissi vizi assai, tra cui per certo che egli è bugiardo e padre di menzogna. E eh, Virgilio stesso... Naturalmente c'è un'incongruità nella costruzione. Dante per inventare queste situazioni deve uscire fuori perfino dalla coerenza della sua costruzione, perché Virgilio a rigore sa tutto quello che sta per succedere. No? In, tutte, in tutti gli episodi precedenti, tante volte, no, Virgilio mostra un sapere adeguato no, alle necessità del viaggio. Il fatto che sia stato ingannato dai diavoli... È in contraddizione con questo, perché Virgilio ha un sapere, eh, eh, ha una missione di accompagnare Dante tale che eh, fa sì che lui conosca tutti gli incidenti possibili del viaggio. No? Però Dante, per creare questa situazione dove, come diceva Pirandello, è in, è in questione soggettivamente lui stesso, per creare tutto questo Dante... Eh, ha inventato questa combinazione, ma vedo che la Clessidra eh, non mi vuole portare nel fondo dell'inferno, dove però eh, molto bene ci ha portato eh, eh, Lina Bolsoni. Eh, voglio solo ricordare eh, un ultimo momento in cui si fa riferimento non ai diavoli che Dante incontra all'orizzonte presente del suo viaggio, ma ad un evento precedente, quello di Guido da Montefeltro, nella bolgia dove c'è anche Ulisse e Diomede, no? dei, dei consiglieri di Frode, Bolgia dove il pure lì non ci sono diavoli, non si vedono diavoli di nessun genere, però Guido da Montefeltro racconta la propria vicenda, no? il peccato che lui ha fatto dopo essersi ritirato in convento no? e pentito di tutti i peccati precedenti, il peccato che lui ha fatto costretto, invitato dal Papa Bonifacio VIII, che gli ha garantito addirittura una. Eh, eh, assoluzione preliminare lo assolve prima che lui compia il peccato e Guido da Montefeltro raccontando la propria vicenda dice che quando è morto stava tranquillo di andare eh, eh, così in purgatorio almeno così è arrivato addirittura a San Francesco per eh, portarlo su qui va detto che non è possibile allora gli interpreti i più acuti hanno detto che, che in realtà Guido da Montefeltro se l'è sognato San Francesco, ma San Francesco dovrà sapere sicuramente no, che ormai era dannato eh, Guido da Montefeltro. No, comunque Guido dice di aver visto San Francesco che voleva eh, portarlo via e eh, a San Francesco si è opposto il diavolo e in una delle immagini precedenti abbiamo visto proprio no, un angelo che cerca di tirare su un... Eh, eh, un'anima e un diavolo che la porta invece dall'altra parte no? il diavolo stavolta vince ha ragione no? e gli dice che eh, ha ragione lui perché non è possibile peccare pentirsi prima e peccare dopo no? cioè, tu non, non pensavi che io loico fossi eh, ora su questa dimensione loica questa logica del diavolo ci sarebbero altre cose interessanti da dire, ma io vi ringrazio per eh, così avermi permesso una riflessione sul demonio che cerca di essere meno diabolica possibile. Grazie a Giulio Ferroni, eh, appunto proprio una ricognizione da, dal computo, però poi ci ha portato dentro, dentro un luogo, stavolta non eh, con le scarpe per fortuna, diciamo così solo eh, astrattamente, ma l'abbiamo visto proprio, l'abbiamo visto palpitare, pieno di, di colori, di, di umori. E c'è un altro momento musicale, eh, Flavia Costa, con un recitativo di, Fra di Fritz Chrysler. Grazie a Flavia Costa. Avremo ancora un passaggio musicale per chiudere. Quando abbiamo pensato a questi incontri, abbiamo ragionato anche sull'ipotesi di mettere un accento finale sul rapporto con la lingua. Naturalmente, eh, avremo anche più avanti eh, Luca Seriani, quindi ci sarà chi, da una prospettiva linguistica in senso stretto, potrà raccontare eh, qualche momento di questo lungo viaggio della commedia. Eh, lo spirito con cui invece abbiamo pensato di aggiungere questo accento sulla lingua, sulle parole, è proprio lo spirito di chi deve riconoscere a 700 anni. Anni dalla morte di Dante, che Dante non è solo nelle nostre tasche. Quando vado, magari mi capita di andare nelle scuole, soprattutto primarie, e racconto, provo a raccontare ai bambini Dante. Dico intanto, se avete qualche spiccio in tasca, loro si preoccupano, evidentemente e potete tirar fuori una moneta da 2 euro. E se cerchiamo la moneta giusta, cioè quella con eh, diciamo, la rappresentazione della fisionomia del volto dantesco, cioè una moneta di un euro italiano, loro restano un po' sbalorditi dal fatto appunto di avere Dante in tasca. Quel signore con il naso diciamo pronunciato di profilo è Dante e tu appunto non lo sai ma nel 2021 spesso lo maneggi. Ma magari quello che eh, appunto non riesci a mettere a fuoco, forse nemmeno se hai superato da un po' la scuola primaria, è che le tue stesse parole sono in qualche modo le parole di Dante. In senso letterale, eh, questa espressione la sto usando e faccio leva su una più autorevole considerazione che ha fatto un grande linguista, eh, Tullio De Mauro, quando anni fa, nella prefazione, nella posfazione al grande dizionario italiano dell'uso, scrive. Con molta trasparenza, come era capace di fare eh, De Mauro. Quando Dante comincia a scrivere la commedia, il vocabolario fondamentale è già costituito al 60%. La commedia lo fa proprio, lo integra e col suo sigillo lo trasmette nei secoli fino a noi. Alla fine del Trecento, il vocabolario fondamentale italiano è configurato e completo al 90%, ben poco è stato aggiunto dai secoli seguenti. Tutte le volte, concludeva De Mauro, che ci è dato di parlare con le sue parole. E accade quando riusciamo a essere chiari, non è enfasi retorica dire che parliamo la lingua di Dante, è un fatto. Ecco, mi piace molto questa, questo finale di questo passaggio di De Mauro. È un fatto perché spesso lo diciamo solo retoricamente. No? Invochiamo o evochiamo il padre Dante, il padre della lingua, ma non ci rendiamo conto di questa straordinaria vertigine temporale che, appunto, in qualche modo possediamo senza nemmeno avvedercene. Le parole che sto usando sono in larga parte le parole che troviamo anche nella Divina Commedia. Un'altra cosa che fa impressione, non tanto agli studenti di scuola superiore. O agli studenti di Lina Bolzoni e di Giulio Ferroni, ma sicuramente a degli alunni e delle alunne di scuola primaria, è che comunque se tu rallenti nella lettura, facciamo pure soltanto l'incipit della Divina Commedia, è effettivamente comprensibile, cosa che sarebbe molto più difficile se fosse un testo contemporaneo alla commedia proposto a degli alunni di scuola primaria di una scuola francese, mettiamo no? lo stesso periodo, sarebbe molto, molto, ma molto più opaco e distante. Se invece tu Rallenti e provi a segmentare la lettura nel mezzo del cammin di nostra vita, e loro restano sorpresi dal fatto che sono appunto parole che usano quotidianamente. Il gioco che potremmo fare rapidamente, ovviamente, in queste, ehm, alla fine di queste lezioni, è proprio quello di ritrovare, ma lo facevano già eh, più o meno sottolineandolo sia eh, Bolzoni che Ferroni, ritrovare diciamo locuzioni idiomatiche. Frasi che sono diventate a tal punto cristallizzate. Da essere usate appunto nel linguaggio comune Da essere entrate addirittura nella lingua mediatica Che è una lingua che spesso è fatta Proprio di incrostazioni retoriche Ma in questo caso eh, appunto il Lampeggia frequentemente Diciamo così l'armamentario di immagini Di similitudini, di metafore dantesche Per quanto riguarda l'inferno Naturalmente qui non computo con la stessa Precisione di Ferroni Anzi, non neanche ma vicino Chiaramente se ne potrebbe fare una valanga Di esempi, ma pensate Soltanto al fatto che, per esempio, nel Quinto dell'Inferno si legge un verso che dice che ella mi fa tremar le vene e i polsi, espressione che comunque effettivamente è ancora attiva, sono espressioni che qualche volta vengono adoperate in modo vagamente ironico, sottilmente ironico, come per esempio qui si parrà la tua nobilitate che è del secondo dell'inferno, non lo diremmo naturalmente in modo serio come invece viene detto a proposito di questa no, ehm, come dire, venatura ironica che forse sovrapponiamo noi in certe circostanze, così per esempio nell'uso di una locuzione del genere, ma anche perdere il ben dell'intelletto, ancora naturalmente si può dire, così come pure un'espressione invece questa sicuramente più frequente come senza infamia e senza, lodo, e senza lode, senza infamia e senza lodo, nel terzo ancora dell'inferno. Ci sono moltissimi esempi di studi recenti, di regesti, diciamo così, di locuzioni, di lemmi. Appunto, che sono entrati nella lingua comune. Per esempio, cito quello gestito dall'Accademia della Crusca, il vocabolario dantesco che ha una sua versione digitale, vocabolario dantesco.it. Ma molti studiosi stanno ragionando ancora eh, per questa occasione del Settecentenario dantesco sulla potenza della lingua di Dante, sulla sua attività, sul suo essere attiva. E mi eh, riferisco, uscendo dall'inferno, anche per proiettarci sulla dimensione. Mh, complessiva del viaggio, quindi il purgatorio e poi il paradiso, mi riferisco proprio all'articolo al di un linguista, Matteo Motolese, che sottolineava, con un titolo molto felice, devo dire, non d'autore, ma eh, uscito sul Sole 24 ore della domenica un po' di tempo fa, noi intuati nella lingua di Dante. No? E questo è sicuramente l'esempio più un lemma, di un lemma, di un verbo nello specifico che non useremmo e non usiamo, ma che ha la potenza del conio, del neologismo in qualche modo, che poi in qualche misura anche sotterraneamente agisce, soprattutto sulla scrittura di avvertiti autori anche della contemporaneità, e tra poco ve ne faccio un esempio. Ma Motolese, con questo titolo, appunto, poi scelto evidentemente da chi ha passato in pagina il suo testo, noi intuati nella lingua di Dante, ci sta proprio dicendo che siamo dentro questa lingua e fa riferimento evidentemente alla comparsa del verbo intuarsi, verso è un verso del nono canto del paradiso. Dante scrive Motolese al cospetto di beati che mostrano di avere accesso alla sua mente e ai suoi desideri e rivolgendosi a uno di loro dice: Se io mi intuassi come tu, ti inmii, ossia, se io potessi entrare in te come tu entri in me. Intuarsi, scrive Motorese, non ha alcun corso nell'italiano attuale ed è registrato nei vocabolari dell'uso solo in virtù del suo essere nella commedia, ma alcuni anni fa è stato oggetto di un recupero inatteso. E questa è la cosa che volevo sottoporvi perché colpisce molto. Il neuroscienziato Vittorio Gallese lo ha indicato come particolarmente adatto per esprimere il senso di empatia attivato dai neuroni specchio. Questo intuarsi, ha scritto gallese, implica per l'io la possibilità di connettersi al tu senza perdersi in esso, attribuendo all'altro azioni, emozioni e sensazioni che tuttavia l'io conosce in quanto parte della propria esperienza vitale. L'empatia è sempre incarnata, intuarsi, inmiarsi, no? come una forma appunto di verità incarnata dell'empatia. E veniva, mi veniva in mente l'uso, su questa base qui, di intuare eh, di un... Conio specifico di una poesia di un poeta contemporaneo Giovanni Raboni, quando parla in una poesia di una raccolta che si intitola Ogni terzo, Ogni terzo pensiero del 1993, della luce che si insettembra. E anche questo, naturalmente, no, ha una potenza comunque: questo insettembrarsi della luce. Ma concludo invece, tornando, evidentemente all'inferno e a uno dei canti più noti, evidentemente, di tutto il viaggio, appunto, dantesco ed è il quinto, quello notissimo diciamo quasi a memoria per tutti, non solo per Colangeli, diciamo della, della, di Paolo e Francesca, ma siamo al momento dell'entrata nel secondo cerchio appunto, siamo sempre in una dimensione demoniaca, infernale, c'è il giudice infernale Minosse, c'è quel senso di esitazione che ogni tanto coglie Dante di fronte a certi spettacoli un po' palp, potremmo dire dell'inferno, con un termine naturalmente contemporaneo, e questo Minosse che appunto mh, ringhia e il Duca Mio a lui, perché pur gride, non impedirlo suo fatale andare, vuolsi così colà dove si può, ciò che si vuole, più non dimandare, anche questa effettivamente sempre una chiave vagamente ironica, potrebbe essere una frase che si usa retoricamente anche oggi, ma in realtà il verso successivo è quello che ci dà la misura di come spesso parliamo la lingua di Dante senza accorgercene in senso reale, stretto, or incomincian le dolenti note, a farmi si sentire. Or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. Ora incominciano le dolenti note. Ecco, le dolenti note, per esempio, questa espressione, questa locuzione nello specifico, è una locuzione più che attiva nel linguaggio contemporaneo e in qualche modo, se la riconduciamo alla sua origine, a questo passaggio, ci dice qualcosa ancora una volta di molto meno divertito di quanto potrebbe essere il nostro appunto così sottolineare il fatto che sta cominciando un discorso impegnativo, problematico, adesso cominciano le dolenti note, qui sono proprio dolenti note che si fanno sentire, c'è un aspetto perfino musicale in qualche misura, di una specie di tessuto sonoro dell'inferno che potrebbe essere un'altra eh, un zona di indagine anche. Interessante, cioè, quali sono i rumori, i suoni dell'inferno? Perché non c'è soltanto qualcosa che si vede che si manifesta per via visiva, ma molto si manifesta per via uditiva e non sono solo le voci naturalmente dei personaggi, delle anime di Virgilio, eh, dei diavoli che appunto sbuffano, sghignazzano, latrano, ma c'è in generale proprio un senso di musica anche spesso eh, fastidiosa. E in questo caso, queste dolenti note sono dolenti note che hanno una funzione metaforica ma anche una funzione molto concreta, si cominciano a far sentire anche perché appunto dice Orson venuto là dove molto pianto mi percuote, il pianto, il lagrimar che sarà poi centrale nel prosieguo di questo canto. Ma a proposito di musica forse vale la pena concludere questa nostra mattinata con Bach e nello specifico improvvisazioni su Ciaccona sempre col violino di Flavia Costa. Grazie a Flavia Costa per essere stata con noi, avere punteggiato questa mattinata con i suoi interventi musicali e grazie... Eh, ancora a Lina Bolsoni e a Giulio Ferroni per questa prima tappa sull'inferno e i diavoli. Il diavolo, la seconda sarà evidentemente sul purgatorio, e il tema centrale sarà il perdono. Grazie per aver seguito questa nostra conversazione intorno a Dante nell'ambito appunto delle celebrazioni dantesche, soprattutto su questo palco straordinario del Teatro Argentina, del Teatro di Roma. Grazie e buon proseguimento.